Ciao! In questo video ti porto il nuovissimo decoder della DigiQuest modello Q90. È un combinato digitale terrestre DVB-T2 e satellitare TV-SAT. Con lui potrai vedere sicuramente in tutte le condizioni, o il digitale terrestre o tramite antenna parabolica, tutti i nostri canali del digitale terrestre, anche in 4K. Scopriamolo insieme dopo la sigla. Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato nel mio canale e in questi video in cui ti parlo di decoder per il nuovo digitale terrestre, il DVB-T2. Se non li hai già visti, ti lascio qui sopra nelle schede oppure sotto nella descrizione di questo video il link alla playlist delle altre recensioni che ho già fatto, così te le potrai andare a rivedere. Lì troverai anche la recensione del DigiQuest Q60, il predecessore di questo decoder combinato di DigiQuest, che era anch'esso compatibile sia con il TV-SAT, permetteva tramite la sua scheda di poter decriptare i segnali mandati via satellite del nostro digitale terrestre, e ovviamente era compatibile anche con il digitale terrestre via antenna. È appena uscito all'inizio di quest'anno la versione Q90, che è stata ulteriormente implementata con nuove funzioni. Se vuoi vedere cosa è contenuto all'interno della confezione e come ho collegato il decoder alla mia televisione della Philips Full HD da 55 pollici, ti lascio qui nelle schede oppure sotto nella descrizione di questo video il link del video dell'unboxing e appunto dei collegamenti. Una volta fatti questi collegamenti, la prima schermata che ci troveremo davanti sarà questa qui, che è quello che il decoder è stato aggiornato con successo. Premiamo il tasto avanti e ci darà il benvenuto in quella che è il mondo TV-SAT e digitale terrestre. Prima scelta, lingua italiano, risoluzione automatico mi ha già rilevato con la porta HDMI che il mio televisore supporta, il 1080 Progressive. Il rapporto dello schermo è un 16 noni come tutti quanti i televisori di nuova generazione e l'audio è stereofonico. Avanti. Mi chiede di creare un codice PIN, ovviamente questa è una scelta prettamente personale, io di solito metto sempre 1, 2, 3, 4 e ovviamente il codice PIN verrà ripetuto due volte per evitare poi errori. Avanti. Io ho collegato anche il decoder tramite cavo Ethernet, perché lui è dotato posteriormente di una porta LAN per essere collegato ad internet. È anche compatibile eventualmente con dongle Wi-Fi, ma solo quelli compatibili, cioè quelli della DigiQuest o con i chipset compatibili con il suo software. Io per comodità l'ho collegato appunto tramite rete Ethernet. La prima scelta che ci chiederà di fare è quella di selezionare la modalità di scansione dei canali. La prima ovviamente di default è quella satellitare e mi chiede se voglio tenere acceso l'LCD, ovvero l'ordinamento logico nazionale dei nostri canali. Premo avanti. Ovviamente il satellite da preselezionato è l'Ottobird 13 Est, nel quale viene trasmesso il segnale del TV-SAT. In questo caso mi chiede il tipo di impianto che io ho, e in questo caso mettiamo LNB universale. Scusate, mi chiede il tipo di un LNB, io in questo caso ho un LNB universale, e il tipo di antenna, in questo caso la mia è un'antenna installata nel terrazzo del bagno con un unico LNB, era un ex impianto Sky. C'è la possibilità di poter selezionare anche il sistema SCR, DCSS, il DSEC se avete più di un fuoco nella antenna e eventualmente anche l'USAL LS, in questo caso io lascio LNB. A questo punto lascio la limitazione dell'NB accesa, perché ovviamente deve alimentare anche l'illuminatore presente nell'antenna satellitare. Se tutti i parametri sono stati installati e settati correttamente, nella potenza del segnale, nella qualità del segnale, dovrebbe avanzare questa barra che mi dice la qualità del segnale. Qui posso scegliere eventualmente tutti i transponder e soprattutto se vedere le TV in chiaro e quelle ovviamente del sistema TV-SAT che è criptato. Se scegliessi soltanto quelle in chiaro, in questo caso, quelle TV-SAT, che è l'abbreviazione di TV-SAT, potrei vedere solamente quelle codificate o tutti, in questo caso li vedo tutti, compresi anche quelli a pagamento dei canali stranieri. In questo caso io lascio TV, e che sarà per TV-SAT, e quelli in chiaro. Benissimo, andiamo avanti con la scansione. Ricerca i canali, qui avrò l'elenco delle televisioni, qui l'elenco delle radio, la barra di avanzamento con la percentuale di progresso di questa ricerca, la potenza e la qualità del segnale che via via cambia in base alla frequenza che viene via via analizzata. Qui c'è un riassunto di quante emittenti TV ha trovato e qui ovviamente di quante radio.
Nel frattempo che fa la scansione dei canali satellitari, vi menziono che questa versione che sto recensendo è quella in versione speciale con in allegato il peluche della Trudy, rappresentante Ugo, che è diciamo la mascotte del segnale TVSAT. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto su Amazon, sia della versione con e quella senza la mascotte Ugo. Ok, siamo arrivati al 94% della scansione, mi ha trovato 629 canali e circa 200 radio con la mia vecchia antenna parabolica che da 20 anni è posizionata nel terrazzo del bagno. Bene, perciò insomma una discreta ricezione. Completato con successo e a questo punto il decoder memorizzerà la ricerca poc'anzi fatta e andrà subito in ricerca di un eventuale aggiornamento software presente via satellite o anche via internet, per far sì che il decoder sia sempre aggiornato. Nessun aggiornamento disponibile, andiamo avanti. Qui mi chiede ovviamente di attivare la tessera TVSAT per vedere i canali. All'interno ovviamente è contenuta una tessera TVSAT che va attivata nominalmente con una telefonata a un numero di Roma o tramite il sito tvsat.tv. Una volta attivata dovrete posizionare il decoder su Rai 1 su canale 5 e fate questa attivazione in modo tale che riceverete il segnale che sbloccherà e attiverà la scheda che sarà per sempre vostra. Ok. Io in questo caso la scheda ce l'ho già installata e attivata, mi sono posizionato su Rai 1, che è il primo canale dell'ordinamento del digitale terrestre, anche perché appunto il decoder è già preimpostato per mettere i canali anche di satellite col nostro ordinamento nazionale. Facciamo subito anche la scansione del digitale terrestre, così vediamo quanti canali riuscire a trovare. Menu, andiamo su Terrestre, scansione, auto del digitale terrestre. Vuoi fare la ricerca dei canali? Ok. E questa è la procedura che mi porta automaticamente a fare tutta la ricerca dei canali, ma tramite l'antenna, quella del tetto. Come abbiamo visto di solito nelle altre recensioni, con la mia antenna condominiale riesco a sintonizzare circa 330-350 canali, anche se in questo momento siamo a fine febbraio e siamo praticamente nel mezzo del refarming, cioè nello spostamento delle frequenze. Molti canali sono sdoppiati, perciò la numerazione e il numero dei canali non è proprio perfettamente corrispondente alle vecchie recensioni che ho già fatto. Scopriamo comunque quanti canali riuscirà a sintonizzare e soprattutto se ci sono dei conflitti LGN, se mi chiederà di risolverli. Anche qui la scansione digitale terrestre è divisa per emittenti TV, emittenti radio, numero delle emittenti trovate, la barra che mi indica il progresso, la qualità e la potenza del segnale dell'antenna. Qui la frequenza in kHz e in MHz. Ok, siamo arrivati quasi al 90% della scansione, mi ha trovato già 329 canali e 23 radio. Vediamo ora se ci sono dei conflitti LCN e se mi chiederà di risolverli. Ok, mi ha trovato questi conflitti LCN su Rai 1, ok, selezioniamo uno dei Rai 1 e uno dei Rai 2, su quello Veneto, Rai 3 selezioniamo, ovviamente io sono a confine, seleziono Rai 3 Veneto, su Radio Padova o Radio 1, qui ovviamente sono selezioni che uno fa in base alle proprie necessità, e a questo punto con il tasto OK mi darà la possibilità di salvare quanto appena sintonizzato e il decoder avrà trovato sull'elenco TV tutti i canali del nostro digitale terrestre e li ha messi ovviamente anche in ordine, mettendo come sempre Rete 4, Canale 5, Italia 1 già in HD nelle prime quattro posizioni.
Ci posizioniamo su Rai 3, tasto info del nostro digitale terrestre, ripropone il numero del canale, Rai 3 appunto trasmesso sul terrestre, con la data aggiornata tramite digitale terrestre, tramite internet e tramite satellite e l'orario, con il programma attualmente in corso e quello successivo. Se lo ripremo per una seconda volta mi propongono le informazioni, mi vengono proposte le informazioni EPG con di nuovo il canale che sto guardando con il programma in corso e evidentemente una descrizione se presente. Appunto tratta dalla nostra guida elettronica, la tipologia di trasmissione e se c'è un limite di età, in questo caso nessuno. Ripremendo il tasto info mi compare una terza schermata con il riassunto delle informazioni tecniche, di nuovo il canale e il tipo di video mandato che è un MPEG, la risoluzione 720x576, il PID video e il PID audio e le frequenze di trasmissione con il tipo di impianto e di nuovo due barre che mi indicano la potenza e la qualità del segnale, giusto per avere tutte le informazioni sotto mano. Tasto indietro per uscire. Ok, ci posizioniamo anche sul canale 100 per vedere se è compatibile con il nuovo standard, ma ovviamente indubbiamente lo è, perché questo è un decoder di nuovissima generazione. E andiamo a vedere il menu. Tasto menu. Il menu del decoder Q90 è pressoché identico a quello che abbiamo già visto nel suo fratello minore, il DigiQuest Q60, perciò senza starmi a ripetere tutte le varie voci di ogni singolo menu, vi consiglio di vedere la video recensione di quel decoder, ve la lascio qui sopra oppure sotto nella scheda, così potete appunto andare a rivedere tutto il menu in ogni singola voce. L'unica cosa che volevo appunto magari ribadire era che questo decoder ha come funzionalità, così come aveva anche ovviamente il Q60, l'HBBTV, che è la possibilità di poter vedere tramite internet, una volta che il decoder è collegato o wifi o con il cavo LAN come ho fatto io a internet, di vedere i contenuti interattivi sia dei canali Rai che dei canali Mediaset. Nel caso di Rai, quando sono sintonizzato su un canale Rai, che sia quello del digitale terrestre o che sia quello del satellite, premendo il tasto blu del telecomando ci sarà la possibilità di poter accedere a quella che è Rai Play, l'applicazione canonica di Rai, per riprodurre tutto quello già mandato in onda dai canali Rai o anche vedere eventualmente le dirette, con la classica interfaccia che trovo anche sul cellulare o sui televisori smart. E nel frattempo si è fatta sera in questa giornata di prova del decoder della DigiQuest modello Q90. Ho testato un po' di più le sue funzionalità e ho riscontrato diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla parte HBBTV, ovvero quello che è il servizio via internet dei servizi Mediaset e di Rai. Il software parte correttamente, ma la parte streaming, cioè la parte di riproduzione dei file multimediali, non funziona. Io ho provato con la mia rete cablata e anche facendo partire un qualsiasi video contenuto, il video poi non parte, non viene riprodotto. Scelgo una cosa a caso sul contenitore di Mediaset, parte la pubblicità. Beh, già qualcosa in più rispetto a prima, perché prima non partiva neanche la pubblicità. Ok, adesso fatalità, neanche fa l'apposta, è partito. Proviamo Rai 3, si vede che era un problema momentaneo all'ora dell'HBBTV. Tasto su per aprire Rai TV. Ok, vediamo se per caso adesso funziona. Ci spostiamo su Rai Play. Faccio partire... qua però forse bisogna loggarsi. Andiamo sul canale TV. Faccio partire Rai News, che è una diretta streaming. Prima non funzionava, adesso va. Vabbè, ok, probabilmente era un problema momentaneo di questa mattina, la parte HBBTV non partiva, rimaneva la schermata nera con il logo che caricava. In questo caso adesso fatalità, funziona. Perciò questa è la diretta, diciamo, tramite internet e non tramite direttamente il canale satellitare. Ok, ovviamente c'è la possibilità di accedere con l'account registrato per vedere tutte le proprie preferenze salvate, ma c'è la possibilità poi di scorrere nel contenitore per andare a vedere i canali in diretta, il catalogo, le proprie liste, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo visto che funziona, perché la riproduzione parte senza nessun problema. Ok, come abbiamo visto che il menu alla fine non è altro che un riproporre quello che era il menu del vecchio Q60, perciò praticamente la navigazione all'interno del menu è la stessa. L'unica cosa che cambia su questa versione è una parte di tasti dedicata sul telecomando, dedicata alla programmazione per poter memorizzare le funzioni di accensione e spegnimento della televisione, il tasto sorgente, volume più e meno. Così con un unico telecomando avete la possibilità di controllare il vostro televisore e ovviamente anche il decoder. E questa è la procedura.
Allora, programmazione del telecomando della DigiQuest per poter controllare con un unico telecomando anche il vostro televisore. Tengo premuto il tasto 7 per 3 secondi finché il LED rosso diventa di colore più intenso. A questo punto premo il tasto che voglio programmare, in questo caso l'accensione, e premo il corrispondente tasto presente nel telecomando. Se il codice viene preso, il LED lampeggia velocemente e poi diventa luce fissa. Premo l'altro tasto che voglio programmare, in questo caso il tasto sorgente, ne premo uno a caso di questo telecomando. Se il telecomando prende il segnale, il LED lampeggia velocemente e il comando viene memorizzato. Volume più, faccio la stessa cosa anche per il volume più, il telecomando lampeggia velocemente 3 volte e il comando viene memorizzato. Facciamo anche il volume meno. A questo punto ha memorizzato l'accensione, la sorgente, il volume più e il volume meno. Premo il tasto set e adesso il telecomando è programmato per controllare anche la televisione. Più semplice di così non si può. Facciamo una prova di avvio del decoder da spento. Adesso il decoder è completamente spento. 19:14, nessun segnale sul televisore. Premo il tasto ora. Compare la scritta LOAD in verde sul display LCD frontale. E ci ritroviamo dopo qualche secondo sul canale ultimo che abbiamo visualizzato. C'è ancora la scritta boot sul display. Ok, e siamo arrivati sul canale che stavamo guardando prima. Non è velocissimo, ovviamente deve caricare un sistema operativo che comporta l'inizializzazione sia di una parte LAN della chiavetta USB che avevo installato, del satellitare e del digitale terrestre. Sicuramente una delle cose più comode nel telecomando è il tastino che switcha tra la parte satellitare e la parte digitale terrestre, è praticamente istantaneo, dando la possibilità, se sto registrando un programma televisivo, per esempio faccio la prova di registrare in diretta Rai 3 via satellite. In questo caso mi chiede se posso fare una registrazione e mi dà la possibilità di poter scegliere quanto registrare, facciamo 60 minuti, e il decoder parte in registrazione. Quando sono in modalità registrazione su un tuner, ovviamente non ho la possibilità di poter cambiare canale, ma ovviamente switchando sul satellitare a questo punto ritorna completamente operativa tutta la parte del digitale terrestre, perciò posso continuare a cambiare, a fare zapping mentre sto registrando sul satellitare. A questo punto, per poter sapere cosa sto registrando, lo stato di registrazione, devo premere il tasto info, mi fa vedere il canale su cui sono sintonizzato e che su Rai 3 HD TG3 Evento in MP4 sto registrando. A questo punto, se mi posiziono sopra, qui ho la possibilità di vedere da quanto sto registrando, la durata della registrazione, lo spazio occupato in megabyte, e ovviamente se premo il tasto sat ter torno sul canale dove stavo registrando, e a questo punto col tasto stop posso spegnere ovviamente la registrazione, sempre dopo aver dato un'eventuale conferma di salvataggio dei dati. Ok, loggino che mi sta a indicare che sta salvando i dati e poi mi ritroverò del menu delle registrazioni appunto quanto appena registrato. Molto comodo il tasto setting sul telecomando che mi permette di poter attivare direttamente le quattro funzioni principali: la parte HBBTV, la parte audio per scegliere il canale audio, il sottotitolo se presente e ovviamente la parte anche qui del televideo sempre se presente. Da notare il tasto back, è un tasto questo indietro se non c'è nessun menu aperto, mi permette di poter tornare al canale precedente, è un salto tra il canale che stavo guardando e quello ovviamente successivo. Perfetto, rete 4 e canale 5, mi dà la possibilità di switchare tra i due canali. Se attivo l'HBBTV sulla Rai, ho visto che ogni tanto qualche tasto non funziona, devo per esempio, non funziona più la possibilità di selezionare i canali col tasto, la freccia su, la freccia giù, ma devo farlo ovviamente col canale più e col canale meno, perché questi tasti diventano funzionali per la parte HBBTV e non più per il cambio dei canali. Ovviamente c'è la possibilità di chiamare l'EPG in maniera rapida dal tastino EPG qua sotto in fondo, e sono due EPG diverse, quella del satellitare ovviamente e differente quella del digitale terrestre. Il caricamento di quella satellitare, almeno per il momento, ho avuto delle grosse difficoltà. Mi è capitato più di qualche volta di restare in caricamento delle PG e da questa schermata ovviamente non si è schiodato finché non sono uscito, e ovviamente ho fatto il passaggio da satellitare al digitale terrestre e premendo il tasto EPG mi viene caricata invece l'EPG del nostro digitale terrestre. Questa funziona perfettamente senza nessun problema e da qui posso non solo vedere le informazioni delle varie programmazioni ma
anche attivare un promemoria con l'ok o con il tasto rosso attivare per esempio una registrazione, anzi col tasto rec scusate attivare una registrazione, ovviamente posso anche cancellarla se ho sbagliato, e questo è molto molto comodo. Ma se provo adesso a switchare sulla parte satellitare, magari ci mettiamo su Rai 3, se premo il tasto appunto EPG il caricamento rimane bloccato qui. Forse è un problema momentaneo come quello che era prima dell'EPG. Evidentemente fatemelo sapere sui commenti se anche il vostro decoder soffre di questa problematica. Direi che abbiamo visto tutto. Il decoder è sicuramente molto performante, uno di quelli più completi finora provati sul mio canale, e ci darà la possibilità ovviamente di poter vedere in qualsiasi condizione o in una maniera o nell'altra i canali del nostro digitale terrestre, perciò o tramite segnale terrestre o tramite segnale parabolico. Diciamo unico neo, se vogliamo, quello del fatto che le cose registrate vengono comunque criptate, non sono perciò liberamente poi visualizzabili su altri televisori o su altri decoder o sul computer, perché il file non è visibile. Il cambio canale devo dire che è praticamente istantaneo e molto veloce, sia per quanto riguarda il satellitare che per quanto riguarda la parte del digitale terrestre, da questo punto di vista più che promosso. Bene, vi lascio il link in descrizione per l'acquisto del decoder su Amazon, attualmente è intorno ai 160 euro, non è sicuramente un prezzo abbordabile, però per le caratteristiche che ha è uno dei sicuramente dei decoder più performanti e più completi provati finora. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un like, se non sei ancora iscritto al canale ti chiedo di fare l'iscrizione, così mi aiuterai a crescere e purtroppo darti altri contenuti inerenti al digitale terrestre e in questo caso anche al satellitare TVSAT. E a tal proposito attiva anche la campanella, così sarai automaticamente avvisato ogni qualvolta sarà presente un nuovo video nel mio canale, e se hai delle domande pertinenti a questo decoder lasciamele pure qui sotto nella sezione commenti, io di solito rispondo sempre a tutti. Un saluto Giovanni, ci vediamo al prossimo video, ciao!